Bentornati ragazzi sul canale di Noi Malati di Food, io sono Giovis Po e questo è il video della player review di Mati Fernandez in form. Prima di iniziare, se volete acquistare crediti, passate da VIP Coins FIFA, troverete il link codice coupon malati15 tutto in descrizione. Con il codice coupon avrete il diritto di avere il 3% di crediti in più. Mati Fernandez in form. Statistiche: ha un 78 di velocità, un più 1 rispetto alla versione non if, 77 di tiro, più 5 ragazzi, ben più 5, 83 di passaggio, ben più 4, 85 dribbling, ben più 2, difesa 42 più 3 e 62 di fisico più 2. Allora, è un giocatore che non so neanche come dire, è un giocatore normale, normale. Non è un giocatore fortissimo, Suo non è un movimento giocatore che può fare la Fernandez differenza, è un giocatore che fermata segna, dalla ma rete. non segna tipo un attaccante puro. È un giocatore così e così. È alto 1,78 m, quindi fisico e colpo di testa, non Primo solo, gol in neanche il suo partita. forte, infatti, di colpo di Grande testa conclusione. 66, quindi un centrocampista che è più portato come COC. Ha la piede debole il destro, è a Prova di 4 barriera, stelle piede bloccare i debole tiri, e si 5 ripartirà con stelle la ripresa. skill. Queste 5 stelle skill lo salvano perché comunque fa dei bei dribbling co come state Mati vedendo. Quindi, Fernandez. diciamo, Ah, questa è una cosa intervallo. che va bene. Un pro. Un pro è una 5 la 5 st le 5 stelle skill. Un altro pro di questo giocatore potrebbero essere, ed è, secondo Fernandez. me, il 4 stelle piede debole. Altri pro non ce ne sono, perché ho provato Salvano di aiuto i suoi compagni. varie cose con questo giocatore. Ho provato a fare lanci lunghi, ho provato, vedete, a Palla di tiro. Palla finalizzare, invece ho palla dentro provato il a campo. Quadrato. fare di fisico, ad Allunga andare di scatto. fisico con Indietro un palla dentro. giocatore, ad andare di velocità, a fare un dribbling secco e vario. Le cose che più mi sono riuscite con questi giocatori sono stati i dribbling. Pallone vola Del dentro resto, la i tiri a parete. giro, i tiri, Fernandez. le finalizzazioni Vediamo non tutta sono la sua andati rete. bene. I Fernandez. passaggi non è né un pro né un contro. Sono buoni, ma non sono un pro. Il dribbling va bene, già detto. La velocità, anche la velocità non è né un pro né un contro. La forza fisica invece è un contro, perché ha solo 58 di forza. Però con un 82 di Quindi agilità, un avremo 84 di equilibrio, comunque Mati riesce a Fernandez, rimanere più o 5. meno in piedi. Quindi diciamo l'equilibrio e l'agilità non sono un contro, però di per sé il contro è proprio la forza di questo giocatore, che ha solo 58. Nonostante abbia 84 di long shot, di tiri dalla distanza, Fernandez, ha conquista del soltanto un pallone con un intervento 72 di ottimo. finalizzazione, Mati quindi anche se Fernandez. abbia un buon tiro, la sua finalizzazione Fernandez. lo pecca. Ha ben 85 di visione, ed è, non è malaccio, un 85 di tiri a giro, 85 sì, Rigore ma calciato come già con detto prima, sicurezza. Palla che finisce unito alla dentro. sua finalizzazione, Mati Fernandez. è scarso nei tiri a giro, vedete questi Direi. tiri? Mati Non Fernandez. vanno. Ha 81 di passaggi lunghi. Questo Mati non è né un pro né Fernandez. un contro. Così come tiri a giro non sono né un pro né un contro. È un giocatore. Sono valori normali. 81 di cross. Anche questo è un buon valore. Io l'ho pagato 24.000 crediti. Sta sui circa 18-20k. Per me Ottimo non li passaggio. vale. Non li Prova vale palla. perché. E c'è il gol. Perché Fernandez comunque riesce a non finire. è quel giocatore in forma che possa E fare trova il la pareggio. differenza in una Proprio squadra. Questo è l'ultimo un giocatore respiro. che Che cuore. da provare solo se volete provarlo, nel senso, I se Turbo volete Turbo avere due Torre. stelle, uno skiller in Grande qualità, squadra saltato il suo insieme avversario. a Quadrato, Poco per facile esempio, per se vi lui. fate una Serie A, sono gli unici Mati due stelle Fernandez. skiller, ecco Sta perché per cominciare il secondo me è secondo più tempo. costoso rispetto a un if più scarso, anche più forte. Ci sono if, secondo me, più forti di questo e che costano pure di meno. Questo soltanto Fernandez. perché ha 5 stelle skill costa un po' di più. Grande gatto. Quindi i contro che ho messo io sono la forza fisica, 58, lo ripeto, è veramente scarso nella forza fisica. Infatti, Si nelle avvicina clip state all'area. vedendo un paio di contrasti. I Fernandez. passaggi non è né un pro né un contro.
La finalizzazione è un contro. Ah, poi non ho parlato del work rate e parlerò anche dei calci piazzati. I work rate normale, normale, no, non va bene, cioè medio medio, non va bene, perché da COC secondo me deve avere più un alto normale. Perché? Perché deve andare molto di più in attacco e anche in difesa, però non deve essere un difensore aggiunto, deve rientrare il giusto in difesa. Ma con questo work rate medio medio sembra più un CC che un COC, non l'ho provato neanche come AT, non ne sentivo la necessità. Comunque i passaggi sono buoni, ma non sono perfetti. I calci piazzati sono normali, a ottimi valori per quanto riguarda i calci piazzati. Concludendo, però solo 5 stelle skill e 4 stelle piede debole, purtroppo ho riscontrato solo questi pro, contro forza fisica, finalizzazione e work rates. Il mio voto finale è il 6, gli ho dato la sufficienza solamente perché è uno dei due 5 star skiller in Serie A, quindi se non avesse neanche le 5 stelle skill gli avrei dato un 5. Vale la pena comprarlo se volete provarlo, ma io vi consiglio di prendere la sua versione NIF, secondo me è lo stesso, fa lo stesso. Dunque, ditemi cosa ne pensate di questa player review, ditemi se avete provato questo giocatore, ditemi cosa ve ne pare di questo giocatore e lasciate un bel commentino qui sotto. Io vi rispondo e vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!